Oggi siamo a Collegno, dai fratelli Gramaglia, sono in compagnia di Marco e a presentarvi una realtà unica nel panorama non solo locale piemontese ma anche nazionale. Marco, qual è la vostra particolarità? In che cosa siete famosi? Allora, noi siamo famosi nel nostro caos. Noi sono 30 anni che ammucchiamo piante, un po' da tutto il mondo, piante aromatiche, anche se poi piano piano abbiamo un po' sviluppato anche altri settori. Qui, fra tante erbe, sono più di 1500 fra varietà e specie. Ero rimasto a 1000, sono cresciute perché le piante per fortuna crescono, anche noi cresciamo insieme alle piante. L'importante è essere curiosi, anche a livello professionale, più curiosità hai, più vai a mettere il naso e in questo caso la bocca, certo, nei vicini, a vedere cosa mangiano, cosa bevono e con che cosa fanno questi cibi. Ora, noi in Italia usiamo un numero contenuto tutto sommato di aromatiche, pensiamo al basilico, al rosmarino, al prezzemolo, ma pensando invece a queste nuove aromatiche, nuove per noi perché in alcuni paesi si usano da sempre, quali sono le specie che stanno riscuotendo maggiore interesse da parte del pubblico? Di nuovo indubbiamente non c'è nulla. Ci sono delle cose che noi ignoravamo, questo certo, sicuramente. Le erbe del Sud America, le erbe dell'Oriente, della Cina, del Giappone, sono in questo momento sotto i riflettori. Ecco, già solo di queste erbe che appartengono, diciamo, alla nostra tradizione, come il basilico, però parliamo di piante che hanno un'origine lontana, quindi noi le abbiamo adottate già secoli fa e oggi le consideriamo, ma se pensiamo addirittura abbiamo le DOP, il basilico, certo, di Pra per fare il pesto genovese, però ecco, il caso del basilico mi risulta che arrivi addirittura dall'Asia. E certo, il basilico, come tante altre essenze, come tante altre realtà botaniche, ha diverse provenienze. I basilici che noi consideriamo mediterranei, in realtà i mediterranei hanno molto poco. I basilici principalmente sono asiatici e centroamericani. Marco, parlavi di 1500 specie di erbe aromatiche, ma crescono tutte più o meno facilmente oppure sei riuscito ad averle perché sei un professionista e quindi hai dovuto attrezzare serre o sistemi di riscaldamento o trattamenti particolari? Beh, alcune è stato più facile, alcune è stato un pelino più difficile. In realtà il sistema è relativamente semplice, bisogna pensare da dove arriva questa pianta. Noi a volte pensiamo al Sud America, pensiamo al caldo, ma il Sud America ha delle montagne molto, certo, elevate. Grande. Pensiamo al centro della Cina, certo, sono posti freddi, quindi queste tipologie di piante possono vivere benissimo nel nostro ambiente. Altre piano piano si stanno adattando. Come cambia il tempo, cambiamo noi e cambiano le piante. Possono adattarsi a un clima diverso. Indubbiamente. Le piante hanno un'adattabilità folle, molto maggiore degli animali. Viene anche chiamata erba pesce, che normalmente la metto insieme all'erba ostrica quando faccio il mare. Ma e qualcuno te la prende questa? Sì. E lei? C'hai proprio tutto, porca miseria. Se volete assaggiare, puoi assaggiare. Sì? Posso? Sì, certo. Prendi quello che vuoi, tanto. Questa. La prima tappa di questo breve viaggio ci porterà in Vietnam. Parliamo del coriandolo vietnamita. Che particolarità ha questa pianta, Marco? Allora, iniziamo subito con un briciolo di botanica. Non è un coriandolo, viene chiamato coriandolo vietnamita, ma tecnicamente è una persicaria. È parente di un altro tipo di persicaria presente in Europa, ma la europea non sa di nulla. Questa ha un profumo pungente e un gusto pungente. È una pianta perenne, annuale, come si può coltivare? È una pianta perenne, non teme il freddo, nonostante la provenienza sia dal sud-est asiatico, perde la parte aerea e poi ricaccia la primavera seguente, come tante altre erbe che provengono da quell'area.
E può essere coltivata in pieno terreno o lasciata all'esterno d'inverno? Tranquillamente all'esterno, senza nessun problema, ama terreni ben drenati, ricchi di sostanza organica. Le piante sono esseri viventi e come tutti gli esseri viventi hanno delle esigenze. Ricordiamoci quindi bere e mangiare ogni tanto. Ecco, possibilmente con regolarità. Questa ha delle proprietà particolari, digestivo, carminativo o cosa? È digestiva, è principalmente digestiva, come buona parte delle piante che hanno un sapore più pungente, più amarognolo. Nelle zuppe, nelle insalate, negli involtini vietnamiti, in alcuni stufati, le applicazioni del coriandolo vietnamita sono tantissime e oggi col ristorante Azotea di Torino, un ristorante molto rinomato di cucina fusion, Nikkei, come si dice, scopriremo varie ricette che potremo realizzare anche qui nel nostro Piemonte. Ma questa qua non si mangia, questa è velenosa addirittura, un'euforbia. Questa viene piantata negli orti per allontanare i topi. Ma dai, e cos'è questo? È la rungia. Sa di fungo, non ha profumo, bisogna mangiarla. Viene chiamata erba fungo perché ricorda i funghi, cioè, ovviamente. La seconda pianta di cui parliamo oggi è lo shiso, un'altra aromatica orientale. Il nome shiso in realtà è origine cinese, zisu, ed è una pianta molto molto versatile. Ne esistono però tantissime varietà, Marco. Ne esistono tante varietà, esistono anche specie diverse. In questo caso varietà purpurea, foglia rossa, però abbiamo tutte le varie tonalità, dal verde ai violacei e anche a foglie variegate. Tradizionalmente utilizzata in Giappone e Cina, anche questa è arrivata da pochi decenni in Europa. O meglio, l'uso, perché in realtà la pianta era già presente. Veniva un pochettino più utilizzata dal punto di vista estetico, in realtà un po' meno in cucina, al ciclo biologico di un anno. Quindi la pianta va a morire entro un anno, però ha un grande vantaggio o svantaggio, dipende da come la vediamo, i semi cadono e rinasce. Quindi diciamo un po' come la menta, è una pianta infestante, possiamo considerarla così? È una vera e propria pianta infestante. Quindi si propaga per seme. Bisogna contenerla un pochettino, però si propaga da seme. L'utilizzo è veramente molto variegato, ad esempio la colorazione rossa fa sì che abbia un'importante proprietà colorante. Le sue foglie, se aggiunte per esempio nello zenzero marinato o nelle melanzane, o in altre verdure fermentate, in Giappone si usa moltissimo in questo modo, oppure essiccata, facendola essiccare, riducendo la foglia in polvere, si aggiunge ad alcune miscele giapponesi, perché danno colore ma dà poi anche un sapore molto particolare, e poi cruda nelle insalate. Insomma, mille e mille indirizzi d'utilizzo in cucina. Questo è uno zenzero, è l'unico zenzero che resiste al freddo, lo zenzero Miyoga. Ah, e si mangiano i fiori, nord del Giappone, si mangiano i fiori e le giovani foglie, e non il tubero. E non il tubero. Questo è l'incenso? No, questa qua è un'edera terrestre, la utilizzano in insalata e con i formaggi freschi. Sì, sono tipo prezzemoli. Questo è archibus, proprio per liquoreria. Senti che roba! Cavoli! E lì fa parte di tutte le piante da liquore, sì. Che adesso c'è una fortissima richiesta. E per i gin. Terza e ultima pianta che vedremo, ci spostiamo dall'Asia, siamo partiti dal sud-est asiatico, siamo andati nel Sollevante e qui andiamo nella regione andina per scoprire il Wakatai. Wakatai, il tagete, in questo caso è tagete minuta, fiori bianchi in autunno, più piccoli della più conosciuta tagete patula, anche se in realtà tutto il genere tagete è commestibile e utilizzato in Sud America. Classica pianta che identifica il Perù. I peruviani non possono fare a meno di questa pianta, proprio perché appartiene alla loro tradizione,
è un po' come dire in Piemonte l'erba di San Pietro. Sì, io ricordo, non la conoscevo, la scoprì proprio in un viaggio nella regione andina, a Cusco, e quando prepararono questo banchetto, e lo chiamano il pago della tierra, no? Nella stagione della raccolta che inizia tra maggio e giugno, e i contadini che insieme fanno la cosecia, la raccolta delle patate, dei tuberi, 4.000 varietà di tuberi nella regione andina, poi usano scavare delle buche dove cuociono all'interno di queste buche foderate con sassi arroventati, carne di lama, di vigogna, di alpaca, che aromatizzano con una salsa di huacatay, di questa erba. Huacatay è la denominazione in lingua quechua, e con il huacatay si fa proprio un vero e proprio pesto, è una salsa che viene utilizzata per rivestire soprattutto le carni, le si lascia macerare una notte intera e poi si riempie questa buca, si copre con foglie di banano e sopra con terra si accende il fuoco e con il calore delle pietre nel giro di qualche ora si riscalda e si cuoce tutto. Poi si fa il pago della terra, il ringraziamento della madre terra, si scavano dentro queste buche, si mettono delle ciotole di terracotta, delle pentole di terracotta, una olla di barro, e si mette un po' di tutti gli ingredienti e si copre con l'huacatay, e questo è il ringraziamento della madre terra che è stata generosa, che ha dato il cibo e il condimento ai contadini. Va anche ricordato un altro impiego: viene coltivata insieme ai pomodori perché allontana alcune forme di patogeni. L'orto è bello perché ci sono piante diverse e possono vivere tutte insieme senza farsi concorrenza, anzi aiutandosi tra di loro. Forse l'uomo dovrebbe imparare. Messaggio importante, oggi diventato di attualità, ma sono concetti che valgono dalla storia dell'uomo, e quindi oggi semplicemente, finalmente si spera, ce ne ricordiamo. Ma esiste l'enciclopedia, una Bibbia delle piante aromatiche del mondo? Qualcuno l'ha fatta? C'è qualche testo inglese, sì. Quante saranno? Non lo sappiamo. In realtà 10.000. Non lo sappiamo perché ci manca tutto. Tante magari non sono tutto anche il pezzo della Cina e tutto il pezzo del Sud America. Io avevo dei semi che arrivavano da un centro, da un orto botanico cinese. Mi hanno mandato questi semi con i loro nomi scritti in cinese, ovviamente io ho fatto tradurre. Mi sono trovato l'erba che guarda la luna. Sì, no, loro non si l'ho fatta nascere, poi l'ho chiesto a dei botanici italiani, mi hanno detto noi non abbiamo mai vista sta roba. Sì. Perché ci sono le piante che servono per la memoria, ma non mi ricordo dove le ho messe. Le serre di Collegno dei fratelli Gramaglia con le erbe aromatiche di tutto il mondo al centro di Torino, ristorante Azotea, un nuovo ristorante che propone cucina Nikkei e che fa un ampio uso di ingredienti esotici e tropicali. Con noi c'è Matteo che ci racconta questa nuova avventura. Siamo arrivati a Torino insomma 3 anni fa, appena dopo il Covid abbiamo aperto. Veniamo da un'esperienza prima in Liguria, la prima apertura è stata proprio quella della Liguria, però cercavamo una città, volevamo essere insomma in una realtà più continuativa. Io e mia moglie nasciamo proprio come cocktail bar prima, poi ristorante in Liguria, e abbiamo portato la stessa cosa a Torino. Abbiamo pensato che questa cucina era incredibile con i cocktail e quindi era adatta a noi. Devo dare i meriti forse più a mia moglie che me l'ha fatta conoscere per prima. Noi ci siamo super innamorati degli ingredienti, insomma, e di tutta la cultura che c'è dietro al Nikkei, che è comunque un discorso di migrazione, quindi ci ha fatto innamorare proprio quello, il fatto di popoli che si spostano. La cucina racconto di questa, appunto, di questa cosa. Parliamo di Asia e Perù, magari forse anche un po' più Giappone, visto che sono proprio i giapponesi che si sono spostati verso il Sud America. Infatti noi possiamo pensare ai due continenti che ci sembrano così lontani, ma alla fine si guardano. Forse quel tocco, l'esuberanza del Sud America viene un po' ammorbidito dal rigore del Giappone, dell'Asia sugli ingredienti. Insomma, da un bilanciamento forse
più ottimale a questa cucina che è già meravigliosa di per sé. Bene, dopo aver conosciuto Matteo al Cocktail Bar, siamo ora in cucina con Alexander Robles, che è l'anima, il motore di Azotea ai fornelli. Ci racconti in due parole un po' la tua esperienza, il tuo approccio a questa cucina? Io sono originario di Cusco, praticamente sono arrivato in Italia, in Europa nel 2006. Ho fatto l'alberghiero qua in Italia, ho fatto l'alberghiero a Carignano, poi l'ho finita qua a Torino. E poi ho iniziato a lavorare nelle cucine, ho iniziato con Del Cambio quando c'era ancora lo chef Ferrero e poi ho fatto questa esperienza con Gaston Acurio. Prima esperienza molto 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 importante, perché lui praticamente è quello che ha fatto, ha diffuso la cucina peruviana nel mondo, cioè è stato un pioniere proprio. Io ho conosciuto Matteo e Noemi da un anno e mezzo e qua è nata Azotea. Secondo me è stata una... Praticamente è stato come un amore a prima vista, diciamo, perché bello. Io sono capitato qua per caso, loro mi hanno offerto da bere e io un cocktail che io non dimenticherò mai, che si chiama Hongos e Laurel, che a loro e la loro è il shiitake peruviano, che io ho detto, ma è impossibile che Matteo, come fa a conoscere questi ingredienti, ho detto, no? E da lì è nato tutto, abbiamo iniziato a parlare. Il progetto mi sembrava molto molto interessante. Allora, niente, da un annetto e mezzo sono qua in questa famiglia che bene. È molto molto bella, diciamo. Fantastico. Ebbene, adesso vedremo anche che cosa ci propone in cucina. Che piatto hai pensato per lo shiso? Praticamente, siccome noi siamo un cocktail bar, quindi abbiamo una parte tapas del nostro menù, no? Quindi che va a accompagnare a chi si siede al banco, che vuole magari rimanere non troppo tempo a fermarsi, vuole farsi un aperitivo. Algo rapido. Sì, algo rapido, diciamo, no? Allora, abbiamo preparato queste cialde di shiso verde, che sono praticamente delle cialde in tempura, che noi abbiamo preparato un mix di farina e amidi qua. Nient'altro, è dell'acqua frizzante. Deve essere bella fredda? Deve essere bella fredda. 4 gradi. È importante questo. A volte noi mettiamo un po' di ghiaccio, siccome in cucina certo, di solito fa le un temperature po' più di caldo. Sono alte. E niente, andiamo a friggere un olio sempre vegetale. 180 gradi? No, noi qua andiamo leggeri, quindi siamo sui 160-170 gradi. 160-170, ok. Anche perché lo shiso è molto sottile, quindi non c'è bisogno di tempi di cottura. Non c'è bisogno di tempi di cottura lunghissima. Noi praticamente adesso andiamo a... Napparlo nella sua pastella. E questo è proprio il modo più semplice per poter cominciare a cucinare lo shiso. Una tempura di queste foglioline molto sottili e molto aromatiche, che lo chef ha pensato proprio... Sì, noi praticamente adesso qua togliamo l'eccesso della pastella, diciamo. Certo, perché sia proprio un velo. Sì, sottilissimo. Poi andiamo a friggere, quindi mettiamo nell'olio caldo e con l'aiuto di questa spatola io immergo, così diciamo che otteniamo questa... La piegatura, diciamo, della tortillas, no? Per poterla poi farcire, certo. Sì. In questo caso noi abbiamo usato delle barbabietole, delle patate, delle cipolle e delle edamame, quindi sempre questa influenza giapponese. Abbiamo praticamente mischiato con un po' di maionese al miso, diciamo. Oh. Okay? Quindi è molto fresca, molto estiva, diciamo. Andiamo a mettere questa insalata russa, dei mirtilli. Che meraviglia! Questo è proprio curioso, eh? E della menta. Devo dire che una delle cose che mi colpisce di Azotea è proprio l'estro creativo, la capacità di coniugare ingredienti ai quali non è così facile pensare. Alexander, tu sei Nikkei, se non sbaglio tua nonna era giapponese. Mia bisnonna, tua bisnonna. Giapponese, emigrata. E tua bisnonna cucinava giapponese? Mia bisnonna cucinava giapponese. In Perù? In Perù. Devo dire che anche l'aspetto cromatico è notevole. In questo
devo dire che rispetto al modo di presentare i piatti classici del Perù, il tocco giapponese, l'estetica... Sì, diciamo che cioè, rappresenta molto... Io lo dico sempre, la cucina Nikkei secondo me è un equilibrio perfetto della cucina peruviana, perché la cucina peruviana è un sacco di spezie, mille colori, mille cose che magari la cucina giapponese dà quella disciplina alla cucina peruviana. Un'altra erba che abbiamo visto oggi dal vivaio Gramaglia era il coriandolo. Abbiamo visto però la variante vietnamita, che è più rara, meno conosciuta. Oggi invece useremo in questa ricetta quella, diciamo, il coriandolo classico, che è anche una erba molto utilizzata nella cucina peruviana. Sì. Alexander, quale ricetta hai deciso di presentarci? Allora, cioè, per questa occasione abbiamo fatto noi un ceviche vegetariano, ma un ceviche non classico, diciamo, quindi c'è anche questo dressing che si chiama lecce di tigre. Utilizziamo del sedano, andiamo a tagliarlo un po' più piccolo. Continuiamo con le cipolle, zenzero. Qua influenza giapponese e asiatica, zenzero in cucina peruviana viene utilizzato tantissimo, non solo in quella Nikkei, anche e soprattutto ormai nelle cucine casalinghe, quindi zenzero... Il kion, no? Il kion è diventato proprio... Come lo chiamate in Perù. Sì, poi qua andiamo sempre Sud America, un acchi amariglio questo. Qua andiamo a dare un po' di piccantezza alla lecce, quindi un po' più di corposità. Questo è un ingrediente fondamentale della cucina peruviana, l'ají, denominazione in lingua quechua del peperoncino. Sì. Gastone Acurio lo considera il prodotto più importante della cucina peruviana. Diciamo che è una delle basi della cucina peruviana. E qua il coriandolo. Coriandolo, coriandolo vero. Poi procediamo con il succo di lime. E questo lo portiamo praticamente in frigo a macerare per 2 orette. Con questo facciamo la lecce. E io quello che ti volevo raccontare della nostra ricerca a Zotea è questo mais qua. È un mais che si chiama Hora. Si fa germogliare, si fa essiccare e poi si porta a ebollizione con dei zuccheri. Noi utilizziamo lo zucchero panella. Quindi lo portiamo a bollore, poi lo facciamo fermentare per quasi 2 settimane. Una volta che è fermentato lo filtriamo, utilizziamo parte di questo clarito, questo fermentato, per la lecce vegetale. Clarito si chiama, che è il primo step della ciccia di Hora. Infatti volevo proprio dire questo, della bevanda. Ciccia di Hora è praticamente una bevanda peruviana antichissima, precolombiana. Perché appartiene alla cultura degli Incas. Noi praticamente facciamo dei blocchi di ghiaccio, perché noi lo congeliamo, così quando poi andiamo a frullare la lecce insieme al clarito, diciamo, non va a incrementarsi del calore e la nostra lecce rimane naturalmente vegetale, non si modificano i gusti. Adesso andiamo a frullare questo macerato che prima abbiamo preparato insieme al clarito, il fermentato okay. di mais. Allora, qua andiamo noi a filtrare, perché il restante a noi non serve, serve solo il succo in sostanza. Noi abbiamo praticamente filtrato la lecce, adesso andiamo a comporre il piatto. Ok, quindi abbiamo tutti gli ingredienti pronti. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti, praticamente abbiamo dei finocchi, dei rapanelli, dei pagliari, sono dei pagliari peruviani, legumi peruviani, che appartengono al presidio Slow Food anche. Poi abbiamo anche gli asparagi adesso noi andiamo a tagliare, un po' allo sanga praticamente. Sono appena scottati.
Sono praticamente sbianchiti. Blanchir? Sì, sì. Questo, ricordiamolo, come nella cucina giapponese la cottura dei vegetali mantiene la clorofilla, il bel colore verde, tutte le proprietà nutrizionali. Anche noi, solitamente popoli mediterranei, siamo abituati a stracuocere le verdure. Diciamo che questa parte sì, ce l'hanno insegnato loro. Adesso componiamo il piatto. Mettiamo dei finocchi come base. E questo ce l'hai in carta perché me l'hai servito l'altra volta che sono venuto. Sì, era proprio nel menù degustazione. Sì, questo ce l'abbiamo in carta. È il secondo antipasto praticamente del degustazione. Noi abbiamo un degustazione di 6 portate. Quindi allora qua abbiamo messo finocchi, i pagliares e gli asparagi. Ci mettiamo i rappanelli. Questo noi lo condiamo adesso con un po' di sale, scaglie di sale. Fleur de sel. E qua andiamo a mettere la lecce. Che meraviglia! Andiamo un po' a bagnare il tutto, così magari condiamo anche. Il profumo dello zenzero e l'acidità del lime. Poi una cosa che a noi in cucina di Azotea non manca mai è l'olio al coriandolo anche. Quindi vedete, col coriandolo si può anche aromatizzare un olio, un'altra idea. E qua mettiamo un olio al carbone vegetale. Olio al carbone vegetale. E a chiudere il piatto mettiamo i germogli di nasturzio. Un bellissimo fiore, ma anche un ingrediente utilizzabile in cucina. Sì, diciamo che va ad arricchire un po' la piccantezza della lecce. La salinità, anche un po' l'acidità al piatto. Il nostro ceviche è pronto. Tappa di foglia di shiso farcita con un'insalata russa, tra virgolette, e poi questo incredibile ceviche vegetale con una lecce di tigre, anche questa vegetale. Io comincio subito dalla tappa, che solitamente si mangia comodamente appollaiati alla barra, ma qui siamo comodamente seduti alla mesa. Sentite come crocca questa maionese al miso, dà alla foglia di shiso una botta che la fa schizzare in alto. E ora assaggiamo anche il ceviche vegetale. Solitamente si fa col pesce crudo. Qua abbiamo un mix di radici con il coriandolo, quello vero, e queste foglie di nasturzio, olio di carbone vegetale e allora, è un fuoco d'artificio, è un insieme di sapori tanti, complessi, che però poi compongono un mosaico unico. C'è la croccantezza delle diverse verdure, un gioco di texture molto interessante, e vabbè, l'apporto del coriandolo e del nasturzio è fondamentale, ma qui la lecce da tigre, il tigre la fa da padrone, come deve essere. Mi fermo perché poi mi aspetta il cocktail e dobbiamo continuare il nostro viaggio. Stamattina nelle serre dai fratelli Gramaglia parlavamo proprio tra le 1500 erbe aromatiche che loro hanno, ne abbiamo scelte due che evidenziano proprio questo connubio tra Giappone e Perù, quindi Wakatai e Shiso. Abbiamo parlato un po' dello Wakatai in cucina. Dal tuo punto di vista come bartender, lo Wakatai che peculiarità ha? Wakatai è un'erbandina incredibile,
ricorda un pochettino la menta, viene anche chiamata la mentandina, ma secondo me ha un suo sapore ben specifico, forse un po' meno balsamica, però quel sentore comunque vegetale incredibile. A noi piace moltissimo usarla nei drink, col pisco si sposa benissimo. Noi abbiamo pensato a un drink IBA, un classico che abbiamo rivisitato. È un Old Cuban, quindi un cocktail nato a New York. Un drink fatto con il rum. Noi vogliamo sostituire il rum con il pisco, visto che parliamo anche di Perù. Ed è un drink da aperitivo fantastico, fresco, insomma, perfetto anche con tanti, insomma, con tanti piatti di cucina. Faccio vedere il Wakatai, noi l'abbiamo congelato, come vi dicevo, per cercare di far sprigionare meno... Quanti gradi? Ma noi lo portiamo a meno 24 gradi, okay. Poi si mantiene bene, come vedete le sue foglie rimangono comunque belle. Andiamo a eliminare, diciamo, i rametti che ci daranno un po' più fastidio nell'infusione, perché poi lo frulleremo, quindi andiamo a prendere... insomma le foglie più belle. Mi fa piacere che ti faccio assaggiare questo ingrediente che tu hai visto talmente tante cose che, sì, ma che poi è un onore comunque. Il bello è che gli ingredienti poi viaggiando in giro per il mondo, cioè da un lato hai, diciamo, le culture native che ti insegnano a usarlo come si usa nella tradizione, però poi guardarlo con occhi sinceri o da un punto di vista nuovo, no? Perché per noi sono cose nuove, nascono poi nuovi spunti, nuove idee che sono le due facce della stessa medaglia. Poi sai, noi adesso al bar ci siamo avvicinati molto al mondo degli chef, nel senso che non si fanno più le solite cose, ma si cerca di spaziare, di fare più cose possibili al meglio, utilizzando anche tante volte tecniche di cucina, assolutamente. Quindi ormai gli ingredienti non sono più così, anzi ogni cosa si può lavorare, basta avere una tecnica diversa, magari una preparazione diversa e si tirano fuori delle cose incredibili. Noi usiamo anche il burro dentro alcuni drink, assolutamente. Insomma, adesso andiamo a frullarlo dentro il pisco. Che tipo di pisco usi? Allora, utilizziamo in questo caso l'alciolado, che è appunto un blend di più uvaggi, che comunque è abbastanza sempre morbido e ottimo per i drink. Poi si può usare un Chebrenta, un Italia, un uvaggio Italia che è un uvaggio un po' più morbido, quelli sono anche molto molto buoni, lisci. Andiamo a frullare appunto le foglie all'interno per velocizzare anche il processo di infusione. Sentite anche come si è sprigionato davvero questo profumo di Wakatai incredibile, anche se congelato assolutamente ne preserviamo la freschezza. Addirittura è fantastico anche secco, quindi se ne abbiamo anche di più di quello che ci serve, o lo essicchiamo o lo congeliamo, comunque sprigionerà un profumo e una freschezza incredibile. Ecco, va... Non va omogenizzato, proprio solo spezzato. No, va solo spezzettato, questo ci fa aumentare comunque la superficie di esposizione, l'alcol a 40 gradi andrà a estrarre gli oli essenziali. Esatto, infatti anche per questo motivo parlavamo di congelamento, perché l'alcol paradossalmente è un problema, nel senso che quando va a estrarre dalla foglia fresca fa partire anche degli ossidanti, quindi in questo caso invece congelandolo cerchiamo di ridurre questa cosa. E voilà, possiamo lasciarlo anche un pochettino in infusione, comunque il processo è partito, come vedete, non so se il colore, insomma, è già cambiato, sta diventando verde. Adesso dovremo andare a fare un processo di pulizia ulteriore per, insomma, aumentare la shelf life del nostro prodotto, quindi più puliamo e più evitiamo che si rovini il nostro prodotto. Quindi andiamo a recuperare un nostro baker pulito, il nostro imbuto e il nostro filtro liquore, questo abbastanza micro, andare a ripulire il prodotto e lasciare solo la parte. Che profumo! Sì, c'è un profumo incredibile. Sente tantissimo. E anche la colorazione ha già preso un po' la clorofilla della foglia. Sì, assolutamente. Questo è un processo un po' più lento, dobbiamo avere pazienza, quindi
lo lasciamo tranquillamente lì, lui farà il filtraggio quando sarà ben imbevuto il cono, inizierà a colare, inizierà a darci solo il prodotto pulito, solo con i sapori. Sono passati 20 minuti circa. Esatto, siamo passati circa 20 minuti, ho tenuto un po' di liquido, ovviamente non tutto, per farvi vedere. Il drink è, come vi dicevo, un all Cuban, quindi non utilizziamo il rum, ma utilizziamo, come vi dicevo, il pisco infuso nel nostro wakatai, non utilizzeremo la menta, ma utilizzeremo tutti gli altri ingredienti, che come vi dicevo sono il lime, lo zucchero, l'angostura e poi finiremo con una bolla. Iniziamo a prepararlo. Innanzitutto utilizziamo uno shaker, perché il drink prevede la shakerata, e utilizziamo circa 50 ml di pisco aromatizzato al nostro wakatai, invece 15 ml di lime che abbiamo precedentemente spremuto e abbiamo filtrato anch'esso per levare, insomma, le parti solide. Utilizziamo il nostro zucchero liquido, che in questo caso è un 62 Brix, quindi uno scioglimento completo dello zucchero a 62 ci permette di una conservazione anche più lunga. Mettiamo anche qua un 20 ml, sarà un pochettino più dolce nella parte zuccherina perché poi andiamo a mettere anche la bolla, e l'angostura, che dà la parte amaricante, è un altro prodotto incredibile, ricchissimo di ingredienti, non so neanche quanti sono, credo circa 300 all'interno. Anche questo sudamericano. Anche questo sudamericano. E qua siamo pronti, andiamo a congelare la nostra coppetta. Scoliamo sempre l'acqua in eccesso dai nostri shaker che si sono congelati, li abbiamo portato a temperatura e siamo pronti. Shakeriamo. Eccoci qua. Noi faremo comunque un double strain per evitare i pezzi di ghiaccio all'interno del drink, quindi un colino. Eccoci qua. E adesso andiamo a mettere la nostra bolla, che nel classico drink prevede uno champagne. Noi magari andremo a utilizzare o un'altalanga o un Franciacorta. Altalanga, visto che siamo a Torino, mettiamo questa bolla. Questo lo avete in carta? Questo l'abbiamo in carta, che è assolutamente un drink che va, poi è fresco, è piaccione, perché scusatemi. Ops, bello della diretta. Se non sono bollicine... Andiamo a mettere un pochettino del nostro Altalanga e ci siamo. Fantastico, Matteo. Ascolta, ma voi che abbinate ogni cocktail a un piatto, questo idealmente con cosa sta bene? Beh, questo assolutamente regala anche una certa freschezza, c'è un po' di bolla, assolutamente anche su un tiradito sarebbe fantastico, quindi un piatto anche oltretutto Nikkei, perché cambia per il taglio del pesce, in questo caso sarà un taglio sashimi rispetto al classico ceviche, che invece sono dei cubi di pesce. E fantastico, perché dà una freschezza, poi c'è già una certa acidità all'interno del piatto, invece il drink risulterà comunque fresco, con una bolla, anche con una buona parte di zucchero, quindi diciamo che sarebbe perfetto anche su un tiradito. Non mi resta che assaggiarlo, lo provo per voi. Com'è? Che dici? È buonissimo. Grazie mille, Vittorio. Devo dire di fare fatica a stoppare, perché, cioè, è ruffiano da morire, te lo berresti tutto d'un colpo. Ma effettivamente l'aroma dell'erba si sente veramente molto, non è invasivo, è proprio una nota che va a inserirsi in una sinfonia. Non è una nota che risalta rispetto a tutto il resto. Sì, non annulla gli altri ingredienti. Si sposa e tutto insieme, e la particolarità è proprio un po' quella di originare nel tutto un qualcosa di nuovo e di diverso.
Questo era lo Wakatai, siamo stati da Azotea, siamo partiti dai campi dell'azienda agricola Gramaglia e il nostro viaggio continuerà con, lo scopriremo nella prossima puntata. Kanpai!